Sono Giacomo Curatulo, il direttore dell'EBNA, l'ente bilaterale nazionale dell'artigianato. L'ente bilaterale nazionale dell'artigianato è un ente bilaterale nel senso che raccoglie in sé come punto di mediazione e di risoluzione dei conflitti sindacali sia le componenti dei datori di lavoro sia le componenti dei rappresentanti dei lavoratori. L'ente bilaterale nazionale dell'artigianato viene da lontano perché anche se la data di creazione, di istituzione dell'ente risale agli accordi dell'88, in realtà nel settore esperienze di bilateralità esistevano già dall'immediato dopoguerra. Successivamente con gli accordi del 1988 poi sono stati ampliati ed è stata fatta una nuova bilateralità recentemente con gli accordi interconfederali del 2008, 2009 e soprattutto 2010, accordi che in un primo tempo non erano stati firmati da tutte le parti sociali ma poi sono stati riconfermati da tutte, e la nuova bilateralità è partita nel senso di raccogliere da parte dei datori di lavoro i contributi economici per prestare nei confronti dei lavoratori la massima tutela nei casi in cui gli ammortizzatori sociali, che non sono molto diffusi per questa categoria produttiva, per l'artigianato, non coprivano adeguatamente i lavoratori dipendenti. Va sottolineato in particolare che la tutela dei lavoratori dipendenti nella bilateralità artigiana si estrinseca attraverso la raccolta dei fondi da parte dei datori di lavoro. I datori di lavoro versano per i propri lavoratori una quota annuale fissa e poi l'ente nazionale raccoglie questi fondi e li distribuisce sul territorio ai 21 enti bilaterali regionali che provvedono direttamente all'erogazione, allorché si verifichino gli eventi da tutelare socialmente, eroga questi soldi ai lavoratori interessati da eventi di sospensione, di cassa integrazione ai guadagni e di altro. Senza entrare troppo nel particolare, la bilateralità artigiana non si compone solamente dell'ente bilaterale, ma è qui presente a Bologna insieme a Fondartigianato, che è un altro ente bilaterale nazionale che si occupa di formazione, a Sanarti, che è un ente che si occupa di assistenza sanitaria, e a OPNA, che è un'organizzazione nazionale che tutela gli aspetti dell'ambiente del lavoro e della sicurezza sul lavoro. L'ente bilaterale è un organismo costituito dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali del mondo dell'artigianato. Ha una funzione importante di prestazione di servizi socioassistenziali sia ai lavoratori dipendenti che alle imprese. Forse non tutti sanno che il welfare state nell'artigianato è in realtà ridotto ai minimi termini, per cui ai bisogni socioassistenziali si è costretti a provvedere attraverso gli accordi bilaterali che si fanno fra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. In questo modo si sono strutturati dei servizi utili sia al mondo delle imprese sia ai lavoratori. Servizi che riguardano in particolare la formazione, che riguardano la sicurezza sul lavoro, che riguardano il sostegno alle imprese nell'investimento, oppure il sostegno attivando i cosiddetti ammortizzatori sociali nelle fasi di crisi, che purtroppo in questa fase cominciano a essere abbastanza estese sull'insieme del piano nazionale. Il nostro ente è articolato fortemente su base regionale, sino al 2010 aveva una presenza soprattutto nel centro-nord. Con la riforma che abbiamo inteso mettere in campo come organizzazioni nel 2010 abbiamo avuto la possibilità di estendere il suo ruolo, la sua funzione all'insieme del Paese, e quindi adesso siamo presenti in tutte le regioni italiane.
In questo periodo abbiamo un obiettivo abbastanza ambizioso, quello cioè di attivare il Fondo Nazionale di Solidarietà e quindi far fronte ai bisogni di ammortizzatori sociali e di sostegno agli investimenti molto più impegnativi che verranno attivati per il futuro. Quindi noi siamo alla vigilia di una nuova grande riforma e ruolo dell'ente bilaterale che vedrà fortemente impegnato sia le parti, sia i lavoratori, sia le imprese. I successi degli ultimi anni ci confortano, la presenza stessa in questa giornata, in queste giornate qui alla Fiera sulla Sicurezza è una dimostrazione lampante della nostra possibilità di intervenire e prestare i servizi ai lavoratori e alle imprese. Noi siamo impegnati a continuare con più slancio su questo sforzo. Grazie a tutti.